Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi parliamo di Amazon FBA. Parliamo di perché queste scatole sono tornate a casa mia, perché erano stoccate nella logistica Amazon, ma solo dopo due vendite Amazon me le ha rimandate indietro, facendomi perdere circa 1200 euro al momento. E voglio spiegarti un po' cosa è successo con questo prodotto. Ti mostrerò questo prodotto di cosa si tratta, su perché mi ha fatto perdere soldi, su perché Amazon me l'ha rispedito indietro. Quindi resta con me che parliamo di tante cose interessanti oggi. Ragazzi, benvenuti e bentornati al mio canale. Se non mi conoscete, sono Daniele, parlo di dropshipping, finanza personale, tutto quello che riguarda un po' il mondo dell'online, compreso Amazon FBA. In passato ho già fatto dei video su Amazon FBA, ora è un po' che non ne faccio, quindi mi sembra doveroso dopo questo grande aggiornamento di questa avventura farvi un video e parlare con voi di cosa sta succedendo. Come vedete, ho un po' di scatole, qua dentro ci sono circa 600 unità, 600 di queste bustine che ho in mano, che mi hanno fatto perdere 1200 euro. Questo prodotto ha venduto solo due volte su Amazon, era un prodotto che stava andando, un prodotto che aveva la giusta potenzialità, ma Amazon me l'ha bandito, mi ha detto riprenditelo, non lo vogliamo. Ora ti spiegherò esattamente perché. Prima però ti chiedo di iscriverti al canale, mettere mi piace se trovi interessanti i miei contenuti, così mi aiuterai a spingere l'algoritmo di YouTube a portare i miei contenuti sempre a più persone. Ringrazio a tutti voi che mi state seguendo, ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Io su Amazon FBA ho dei prodotti, ho fatto un video, ho iniziato l'anno scorso. Questi prodotti, alcuni purtroppo sono correlati all'attività sportiva, che come sapete con il Covid-19 lascia il tempo che trova, altri sono prodotti come questo che purtroppo ho avuto questa disavventura. Amazon mi ha bandito questo prodotto diversi mesi fa, non ho avuto tempo per farlo rispedire indietro, finalmente mi sono tornati tutti, anche se sinceramente non sono sicuro che siano tutti, perché forse me devono arrivare, mi arriva un pacco ogni settimana, non li ho contati, non ho intenzione di contarli, non ho questa voglia, ma credo che siano quasi tutti. Ora, cosa è successo con questo prodotto? Intanto te lo mostro, c'ho diverse varianti, nuove varianti, ok? Le varianti sono diversi simboli, diversi colori di un prodotto. Qua c'è il panda, qua c'è il coniglio, qua c'è, non so cosa sia, un criceto, un topo, qua c'è la versione femminile e così via. Ma cosa sono? Questi qua sono supporti per telefono che molti di voi conosceranno come pop socket, quindi si mettono dietro un telefono e si estendono. Come vedete, con questo posso tenere il cellulare o usarlo come estendere il cellulare. Un bel prodotto, soprattutto perché è molto colorato, soprattutto molto animato per i bambini o per il sesso femminile, e infatti sta vendendo, ha iniziato a vendere quasi subito, però poi Amazon me l'ha bandito. Perché? In realtà è stato un errore mio e ora ti spiegherò cosa è successo. Io ho inserito, perché se non lo sai, su Amazon hai bisogno, a differenza di eBay, di inserire un ASIN, inserire dei codici a barre. Come vedete, ogni prodotto ha il suo codice a barre unico che ho stampato e inserito io, che ho registrato, questo codice a barre è registrato da parte mia nel Regno Unito, in cui Amazon per assegna un ASIN, perché Amazon ha catalogo, quindi ogni prodotto e può stare teoricamente solo una volta su Amazon, anche su diversi venditori, quindi diversi venditori avranno lo stesso prodotto nella stessa pagina. Sai, se usi Amazon sai come funziona. Siccome questo prodotto non era presente su Amazon, o comunque io volevo il mio annuncio personale, ho creato il codice bar, ho creato il codice ASI e tutto, e ho spedito questi prodotti, li ho imbustati, perché ovviamente non erano imbustati, non c'era l'etichetta, ho dovuto mettere warning perché c'è la bustina trasparente, ho dovuto mettere il codice a barre. È stato un lavoraccio, ma lasciando perdere questo discorso, li ho spediti a Amazon, ho creato le nuove varianti e li ho spediti. Cosa è successo? Stupidamente, io, perché sono stupido, questo perché ragazzi vi dico sempre, studiate le cose a 360 gradi, anche se vi sembra di saperle, e sono il primo io, pensavo di
adesso di sapere quello che stavo facendo con questo prodotto, in realtà ho lasciato una cosa molto importante. Ho chiamato questo prodotto su Amazon Pop Socket, perché stavano dei Pop Socket, pensando stupidamente che Pop Socket fosse un dispositivo, no? Come se chiami la cover del telefono cover. In realtà Pop Socket è un trademark, quindi un brand coperto da copyright e ufficialmente registrato. Quindi Amazon mi ha sospeso gli annunci per violazione di trademark con impossibilità di ristoro. Ho provato a fare appello, gli esorto, non ci sono riuscito. Dovevo chiamarli, non è che non posso vendere, perché questi prodotti non sono sotto trademark, questi che vedete, non sono copie, sono prodotti unici. Il problema è il nome che ho utilizzato. Dovevo utilizzare magari stand per telefono, stand espansibile per telefono, dei nomi generali. I nomi generali non sono ovviamente sotto copyright, perché uno stand può essere qualsiasi cosa, a quest'ora sarebbero stati ancora in vendita. Invece, utilizzando un nome che è sotto copyright, Amazon l'ha bandito perché pensava che stessi vendendo prodotti counterfeiti. Questo è tutto. Quindi mi ha detto: i prodotti sono sospesi, gli annunci sono sospesi, non possiamo più rimetterli online, li devi riprendere. Ora il problema è che per riprendermeli mi sono fatti pagare, per spedirmi a casa ovviamente tutte queste spedizioni se le sono fatte pagare, tutti gli ordini di rimozione e logistica. E no ragazzi, non è una spedizione Prime, queste 5 scatole per rispedirmele indietro mi sono costate 525 euro. Non mi sono costate, le ho pagate, Amazon me li ha addebitati 525 euro per mandarmi queste 5 scatole, perché ovviamente tutti questi prodotti erano in giro per i diversi magazzini del Regno Unito, quindi le hanno dovuti riunire. E sinceramente se ne approfitto anche perché mi sembra un po' esagerato 525 euro, e questo è tanto. Quindi cosa ho perso? Ho perso, ragazzi, questi qua mi sono costati circa 500 euro i prodotti, più imbustare, più spedizione, più etichette, stampa etichette, fa tutto circa 650 euro, più i 530 euro che mi ha debitato Amazon e più altre spese accessorie, mi ha causato una perdita di 1200 euro. È anche vero che ho ancora dei prodotti, non so cosa farci, sicuramente li dovrò smaltire in qualche modo. Anzi, se qualcuno di voi è interessato a questo stock, mi contattatemi, ho le mail in descrizione che sono in vendita, se no cercherò di smaltirli in qualche modo. Quindi al momento questo prodotto mi ha causato una perdita di 1200 euro. Potrei in realtà anche creare nuovi, che ci sto pensando, creare nuovi codici a barre, creare dei nuovi ASIN e rispedirli nuovamente alla logistica Amazon con sotto un altro ASIN, evitando nomi coperti da trademark questa volta, quindi senza chiamarli Pop Socket ma chiamandoli stand per cellulari, che poi è quello che sono, perché io non ho fatto nessuna violazione, ho semplicemente ingenuamente utilizzato un nome protetto. Il problema, ragazzi, che se io faccio questo e per qualche motivo Amazon li sospende nuovamente, perché magari vede sono gli stessi prodotti, poi devo ripagare altri 500 euro per farmeli rispedire nuovamente, cosa che non ho intenzione di fare. Quindi sicuramente li smaltirò o in stock o via eBay, o vedrò come, magari vi terrò aggiornati su che fine faranno questi prodotti. Il punto quindi della riflessione, ragazzi, è: per quando possiamo sentirci sicuri e pronti e cioè abbiamo un business nuovo, possono nascere diverse complicazioni, anche le più inaspettate. Anche in questo caso, se uno prende un prodotto che è valido, un prodotto che non ha nessun copyright, che non è nessun prodotto contraffatto, non è nessuna copia, è legittimo, però fa un errore di battitura, purtroppo con questi colossi come Amazon, eBay, PayPal, tutte queste grandi aziende, ci sono poche manovre di dialogo, perché ovviamente hanno loro delle prassi che servono e basta. Quindi informatevi bene, siate sicuri al 100%, poi ragazzi la sicurezza nessuno di noi ce l'ha, i problemi possono sempre nascere in qualsiasi momento, dobbiamo essere pronti ad affrontare le perdite. Io ero consapevole quando ho comprato questi prodotti, come ho comprato gli altri, ho altri prodotti qua sopra, dei campionari che non vi mostro perché sono ancora attivi, che non stanno vendendo purtroppo con questa situazione pandemica che c'è nel mondo, prodotti sbagliati al momento sbagliato, perché ho iniziato a gennaio scorso. È probabile che inizierò a rifornire la mia logistica Amazon con nuovi prodotti, sto già cercando nuovi
nuovi prodotti da vendere, nuovi trend per la logistica Amazon, per riprovare e cercare di recuperare le perdite di questi prodotti che ho messo ora, anche se prima o poi venderanno. In un modo o nell'altro recupererò questi soldi, ve lo posso garantire, e vi terrò aggiornati. Ragazzi, se avete sempre qualsiasi domanda, contattatemi, trovate Instagram e la mia email in descrizione. Spero che queste informazioni su chi voglia iniziare Amazon FBA mi siano utili, che magari farò un video dedicato alla registrazione trademark. Ho fatto un video che vi lascio nella scheda qua sopra riguardante al mio inizio su Amazon FBA, quando ho speso esattamente per la registrazione dell'azienda, per registrare il trademark, che sarebbe il brand ufficiale sotto copyright per i prodotti. Ho spiegato un po' tutto, andatelo a vedere, ricordate di iscrivervi al canale e sentitevi liberi di contattarmi. Grazie a tutti, ciao, al prossimo video.